Ciao ragazzi e bentornati in mia compagnia per continuare insieme a Assassin's Creed Valhalla. Allora, siamo qui dopo la morte di Oswald, che si è battuto coraggiosamente con Ruad, quello come si chiamava, chi era comunque, quello che era. E niente, dobbiamo tornare a Northwich per parlare con Finrod, perciò torniamo. Vediamo se Altro re riesco. perduto, Eivor. Smetti di infradiciarti di idromele. Cosa dirò a Jarl Halfdan ora? Ho fallito di nuovo. Possiamo attaccare quel che resta del clan di Rued, prima che colpiscano loro. Facile a dirsi. I suoi sono asserragliati nel castello di Burg, una fortezza sul mare. Sul mare. Quindi deve avere un porto. Infatti, difeso da un cancello in ferro robusto, rinforzato con puntelli di legno, molto difficile da sfondare. Il legno brucia. Vero, ma come lo raggiungiamo? Riempiamo la tua nave d'olio e la spingiamo in fiamme contro il cancello. Ci vedrebbero. Non riusciremo ad avvicinarci alle mura. Raduniamo una milizia, un'armata di contadini. Lanciamoli contro l'ingresso principale come diversivo. Sassoni disposti a morire per un mucchio di danesi? È improbabile. Può funzionare, Finir. Se lotteranno in nome di Oswald, non avranno bisogno di altro coraggio. Ehi, voi! Avete saputo della sorte di Thane Oswald? Abbiamo saputo. Ha trascinato Rued all'inferno, quel diavolo danese. Rued non c'è più. Ma il suo clan infesta ancora l'Anglia orientale. Vi unireste a noi per liberare il regno da quei cani? Per Oswald? Sì, qualunque cosa. Due sassoni entusiasti non fanno una milizia, ma forse c'è una possibilità. Posso andare a Helmenham a radunare gli uomini rimasti di Oswald? Ma chi altri si unirà a noi? L'intendente di Theodford, Winston, è una vecchia sanguisuga, ma darebbe la vita per la sua terra. Possiamo accamparci vicino alle rovine a nord del castello di Burg. Vieni con me, Finir. Facciamo visita all'intendente. Facciamo visita all'intendente. Spero solo che Theodford sia rimasta indenne alla violenza di Rued. La speranza scarseggia in questo regno. Può darsi, ma preferisco avere qualcosa a cui aggrapparmi piuttosto che andare allo sbaraglio. Se il clan di Rued pagherà indisturbato per il regno, presto il popolo dell'Anglia orientale verrà devastato come questa terra. E noi che cosa facciamo? Cavalchiamo nelle paludi sperando che un mucchio di contadini spaventati ci aiuti. Che combatta per un re che tu gli hai donato, Finn. Ricordatelo. Il mio compito era trovarlo, non proteggerlo contro ogni pericolo che gli si parava davanti. Oswald non era stato incoronato. E non si era sposato. Sembra tu abbia Cosa ancora vi da fare. aspettate? Certo, lo so. Non occorre che mi ricordi il mio fallimento. Theodford è più avanti. Fumo e cenere. Andiamo col Uomini di Rued cavallo. sono stati qui. Guardati le spalle. Potrebbero essere ancora vicini. Pensavo scendeva. Non bisogna sprecare ciò che il signore ci dà. È tutto perduto, intendente. Tutto quanto. Calma, amico mio, ricostruiremo. Hai un bel coraggio a venire qui quando la tua gente ci ha fatto questo. Il clan di Rued è tuo nemico, non io. Io vengo per conto di Oswald di Helmenham. Sei comunque danese. Ed è a causa tua che Oswald è morto e il regno è precipitato nel caos. Oswald è morto per difenderti. Oswald è un mio alleato. Oswald era mio amico e alleato, intendente. Ha lottato al mio fianco e io al suo. E guarda com'è finito. L'Anglia orientale cadrà se non sconfiggeremo il clan di Rued. Combatti insieme a me, per Oswald e la tua gente. Bel discorso, ma gli uomini di Theodford hanno già le loro battaglie. Se vi occorre un'ascia in più, io sono qui. C'è un villaggio a est, Kingsbury.
Gli uomini di Rued l'hanno preso 2 settimane fa. Non avrò pace finché non tornerà al nostro. Risparmia le forze. Io e i miei razziatori prenderemo il villaggio. Tu potrai unirti a noi nella battaglia a venire. Offerta audace. Se manterrai la promessa, le lance di Teltford saranno tue. Riferirò la notizia al nostro avamposto, Eivor. Raggiungici quando potrai. Ci vediamo là. Nella chiesa di Kingsbury, in cima alla torre, c'è un corno. Se avrai successo, suonalo e saprò che avrai mantenuto la parola. Ok, signori. Noi in quel posto qui, che sarebbe qua, c'eravamo già stati nelle missioni secondarie, se vi ricordate, infatti avevamo già ripulito. Comunque vabbè, andiamo qua a viaggi rapidi, prendiamo la nave e ci torniamo. Questo posto, ricordo che l'avevamo già fatto, guardate il video sulle missioni secondarie dell'Angra Orientale, ragazzi. Ho finito le... Abbiamo preso il nostro, vabbè. Ancora il mio alleato ne ho preso. Ma io veramente. Ma per fortuna. Ma no. Ok. E questo qui è andato. L'altro tipo. Non c'ho le frecce. Ok. Ho sbagliato tasto, ragazzi, scusa. È caduto intanto il tipo. Lo malmeniamo malamente. Sembra Oswald ma più alto questo. Comunque va bene. Ancora. Dai. Attaccami, dai, attaccami. Ok, è andato anche lui. Ok. Chi c'è ancora? C'ho mai le frecce. Non fuggirai, razza di troll. Abbiamo finito. Andiamo alla nave. Sì, andiamo a fuoco. Devo suonare il corno e segnalare la vittoria. Ok. Sì, da qua. Vai, non ti vede nessuno. Ok.
Mi ha suonato il corno. Si può scendere? L'intendente viene a darmi manforte. Speriamo mantenga la parola. Ok. Era così tanto tempo che non si... Ho mantenuto la mia parola. Spero che tu onorerai la tua. Manterrò la promessa. Theodford si unirà a te nella battaglia contro il clan di Rued. Perfetto. Con tuo aiuto, forse salveremo l'Anglia orientale. In passato quel corno serviva a radunare le milizie da tutta la regione. Forse altri avranno risposto alla sua chiamata. Bene. Chiunque tu riesca a trovare. La dunata è alle rovine a nord del castello di Burg. Ok, missione completata. Adunata di spade. Di spade, ragazzi. Sempre due punti talento. Theodford ha risposto alla chiamata. Devo tornare da finire al campo. Eivor, il racconto delle tue gesta a Theodford. Stanno arrivando uomini da tutta l'Anglia orientale e le nostre navi sono pronte. L'intendente di Theodford è con noi. I suoi stanno arrivando. Molti di più. Il corno di riposo del re ha richiamato uomini da tutto il regno. Avremo l'armata che ci serve. Sembra che il sogno di Oswald si sia avverato. Sassoni e danesi uniti per la stessa causa. Peccato lui non sia qui a vederlo. Presto le forze saranno pronte. Sei pronto a dare il via all'assalto? Certo. Attacchiamo. Lo sono. L'obiettivo è il castello di Burg. Dicono che sia impenetrabile. Bene. Che si tengano strette le loro false convinzioni. Col favore della notte, Valdis guiderà l'armata al portone principale. Distratti gli uomini di Rued, noi giungeremo al cancello sul mare dall'acqua alle loro spalle. E una volta dentro, non lasceremo chiusa neppure una porta nel castello. Gli uomini di Rued non potranno barricarsi. La tua nave è pronta? Attende il suo momento di gloria. Hanno bisogno delle tue parole. Scusate ragazzi. Oswald non ha mai esitato a concedervi la sua benevolenza. Era un uomo giusto e forte. Un uomo che ha dato la vita per il suo clan. Onoratelo! Onorate la sua memoria e combattete col suo stesso coraggio! Per Oswald! Per Oswald! L'ora è giunta. Oggi libereremo l'Anglia orientale dal clan di Rued. Per sempre. Ricordi il sogno che ti ho raccontato? Navigavi attraverso Helheim su una nave infuocata. Oggi potrebbe avverarsi. Sogni, vita. È possibile che siano la stessa cosa. Stanotte solcherò i mari cavalcando un destriero infuocato e mi getterò nel vorticare di spade. Le acque arderanno di gloria insieme a me. Sì, Eivor, bravo, questo è il giusto spirito. Al massimo ci ritroveremo. Le canaglie di Rued ci vedranno arrivare. Nel Valhalla.
Bello che tuoni così, ragazzi. Non si può zoomare meno, eh? No. Vorrei vedere da un po' più in alto, ma non so come si faccia. Forza! Avanti tutta! Si può usare la vela che facciamo prima. Preparatevi all'impatto, uomini! Helheim pioverà sui nostri nemici. Tu per ripararci. Siamo gentile, ci riservano la stessa accoglienza. Frecce! Avanti! Le valchirie li prendano in fretta. Okay. Riparatevi, uomini! Tenetevi saldi! Pronti all'impatto! Ok, ce l'abbiamo fatta. Ora! Non salta nessun altro. Questa è l'immagine del trailer, ragazzi. Avanti! Posizionate l'ariete! Dobbiamo aprire le porte! Carico! Ma... che è davvero adesso? Andare più indietro, ragazzi. Vai. Ok. Prendiamo il tipo. No. Ok. Volevo fare appunto far saltare in aria lì. Sono stanco. Allora facciamo così. Vabbè. Taglieremo tante parti questo gameplay, ragazzi. Ehi, ma chi è che mi tira quelle storie lì? No. Forza, nutriamo il corpo. Vai. Ancora uno, ragazzi, ancora uno. Vai. E vai così. Dentro che li sfondiamo. Dove sono tutti? Dove siete? Portate l'ariete al portone e spingete! Non fermatevi! L'Anglia orientale conta su di noi! La milizia è riuscita a passare. Questi mercati e contadini sono da combattere. Ok,
Però a me così non mi piace, è troppo lento Ivor. Oh, aspetta un attimo. Gli mettiamo semplicemente solo la spada e basta. Ok, questo è molto meglio ragazzi, solo la spada, due mani non è il massimo. Il nostro piano funzionerà! Non fermatevi! Bravo, l'ho ucciso lui. Andiamo dall'ariete. Eh no, tirano le robe. Forza! Aiutatemi! Eh sì, c'è il fuoco, Ivor, dai che passa. No, aspetta, vai. Aiutatemi con il cancello! Aspettiamo, prende fuoco. Copriteci, copriteci. Vai. Vabbè, quanto dura il fuoco? 3 ore? Ancora uno, mi sa ragazzi, poi lo sfondiamo. Vai! No. Vai! Eh sì! Sconfiggi Rued! Ma cattivo! Oswald. Ah, è vivo! È vivo! Oswald è vivo! Eivor, sei tu! Fa silenzio, rammollito! Resisti! Finirà tutto molto presto! No, non preoccupatevi per me! Non dovete! Taci, idiota! Dunque, a questo siamo giunti, morso di lupo! Due danesi che lottano per uno sporco bastardo sassone! Se è proprio questo cane che vuoi, vieni a prenderlo. Ah, vengo su subito, Allora, faccio subito una storia della serie così. Ok, e lo rifaccio. No! Ok, signori. Scusate che sistemo un attimo gli arcerini qua che almeno non rompono più. Ah, vai Eivor, cor! Questo è andato. Aldis! Hai trovato! Avanzate, uomini, avanzate! Anche lui è andato. Devo andare su. Qua si arrangiano loro. Non ho vita, ragazzi. Ah no, aspetta che... Ok, su un po' di vita ce l'abbiamo. Dobbiamo farcela bastare. Di miserabili Rue. Un clan che ha razziato queste terre per due stati. Fuggi Rue, finché la pietà trattiene la mia lama. Prima di aver prosciugato ogni risorsa disponibile, l'Anglia orientale avrà il suo re e non sarai tu. Mi spiace cagnolino, ma devo farlo.
cane è andato, ragazzi. Mi dispiace tantissimo, ma la battaglia non è ancora vinta. Lo diranno per sé. Nonostante i tuoi sforzi, dovremmo sottometterli, morso di lupo. Ma dove c'è la freccia, ragazzi? Trattarli da uguali. Siamo meglio di così. Meglio di tutti loro. Non mi trascinerai nella stessa fogna in cui sguazzi tu. Nonostante i tuoi sforzi, ti attendono solo le fredde ombre di Nilfheim. Il Valhalla è il mio destino. Non lo raggiungerò certo oggi. Sei sicuro? Il danese lotta con tanta energia per un sasso. E per questo poi. Abbiamo vinto, ragazzi. Grazie. Ti sei unito a questi inetti porci senza palle. Per cosa? Per un pezzo di terra e una promessa di pace. Eivor, no! Sarà giudicato davanti a Dio, secondo la legge. Il mio regno non avrà inizio con altri spargimenti di sangue. Un altro pietoso lamento. Quest'uomo pagherà con la vita le sue violenze, secondo l'antica legge. Questa terra è di Osvald. Ne è il re e lui deciderà. Eivor si piega forse ai re? Opporsi a un re sarebbe un'infamia. Il suo onore va preservato per il bene del regno. E che ne sarà del tuo onore, Eivor? Sei disposto a sacrificarlo? Il legittimo re dell'Anglia orientale ti ha risparmiato la vita. Così sia. La compassione è una virtù che si addice a chiunque. Anche a te. Grazie. E ce l'abbiamo fatta, signori. Assalto completato. Castello di Burg. Parliamo a Osvald, che ci confermerà l'alleanza dell'Anglia orientale, spero. Grazie di avermi ascoltato, Eivor. So quanto vale un gesto simile. Sembra tutto quasi come un sogno. Ma non stai dormendo. Bello scontro, davvero, molto bravi. Ci sei anche tu, amico mio. Se avessi saputo che eri ancora vivo, sarei rimasto a Northwich. Guardatevi intorno. Una lieta occasione e una gloriosa vittoria. E presto avrà luogo qualcosa di ancora più grandioso. Il nostro matrimonio, mia amata. Se mi vorrai ancora. E perché non dovrei? Ho combattuto male. La rabbia rovente di quel bruto mi ha sopraffatto. E non ho... Osvald, ascolta. Hai combattuto con il cuore e con l'anima. Ed è ciò che farai sempre. Vieni dunque. C'è molto da preparare. Una donna da sposare e un regno da guidare. Chi non li vorrebbe? In molti sono morti per questo. E tu, Finnir? Provi invidia per certe cose? Non direi. Il cuore arde, ma il corpo soffre. Desidero soltanto dormire un po'. Ho visto una balla di fieno là fuori. Più tardi, Eivor. Ora devo curare i feriti. Dunque ci rivedremo al matrimonio. Sì, non mancherò. Ok. Una furia del mare, missione completata, ragazzi. Rubo le frecce, già che ci siamo. Dovrei tornare a Elmenham. Il matrimonio di Osvald inizierà presto. Dai, andiamo a vedere i corni nuziali. Andiamo al matrimonio, ragazzi. Il matrimonio sta per iniziare. Che meraviglia! Una celebrazione meravigliosa, mio signore. È proprio da te far attendere un re alle sue nozze. Non volevo, scusa. Alla fine sono arrivato.
Ho temuto che non venissi. Sapevo che ti avrebbero incoronato. E ora eccoci qui. Senza di te sarei morto. Un'altra speranza infranta per questa terra. Sei raggiante, Oswald. Come chi sta per sposare una donna più potente. Dici? Io sono molto in ansia. Di tutte le battaglie che un uomo può combattere, quella con se stesso è sempre la più dura. Non la tipa che cammina tipo Michael Jackson lì a destra. Ma non dicono niente? Vi dichiaro dunque marito e moglie, e in quanto marito e moglie dichiaro... Oswald di Elmenham, primo del suo nome, legittimo re dell'Anglia orientale. Al fianco di Valdis, anima tempra e grazia di questa terra. Cammina un po' male il tipo. Ce l'hai fatta, reggente. Un re siede sul trono dell'Anglia orientale. Non solo le mie gesta sono da celebrare, ma le nostre. Puoi tornare a sognare di fiamme e di Helheim. Credo di essermi smarrito tempo fa. Difficile dire quando. Non vorrei essere qui. Non l'ho mai voluto. Questo era il sogno di Halfdan e io ho dovuto realizzarlo. Nei miei sogni navigo sempre. Ricordi? Con la barba al vento e le labbra piene di sale. Rivorrei indietro quella vita. Solo il tempo dirà se potrò mai ritrovarla. Fino ad allora, forza! Mangiamo, beviamo, dimentichiamo il dolore! Goditi la festa, godiamoci la festa! Morso di lupo, ammira i miei vasi. Quale robustezza, indistruttibili da qui, non credi? Tutt'altro, Brotir. Si romperanno al volere delle mie armi. Anche dopo aver bevuto l'idromele, se ci riesci sarai ricompensato. Tieni gli occhi aperti e assisti alla mia vittoria, sciocco ubriaco. Ha saltato il castello e
ha piegato lui e l'ha risparmiato per farlo giudicare. Neanche io credevo alle mie orecchie. Era un volere. Ecco, così. Come sempre una sfida da nulla per il morso di lupo. Una sfida da poco. Notevole, notevole. Tieni, come promesso. Ora goditi la festa. Easy, easy. Mi ha dato un po' di argento, sono ubriaco, ragazzi. Aspetta che mangiamo, magari ci riprendiamo una minima, ma anche no. Ok, va bene. Skol, Eivor! Beviamo insieme! Sì, per brindare. Skol! Non hai niente da bere. Risolviamo subito. Ancora? Non c'è che dire. Ci vuole del fegato per ubriacarsi davanti al nuovo re. Un fegato come il tuo? A Odino e alla sua gloria eterna! E al nuovo re dell'Anglia orientale! Possa il suo regno essere lungo e prospero! Non male, morso di lupo! Ma scommetto che non riusciresti a bere più di me neanche se volessi. Povero illuso. Forse, ma ti sfido. Cosa rispondi? Non ho mai fatto la sfida al bere, ragazzi. Proviamo, accetta la tua sfida. Batterò in men che non si dica. Ne sei convinto? Vedremo se riuscirai ad avere la meglio sul campione dell'Anglia orientale. Rendiamo la cosa interessante. Scommettiamo dell'argento. Cosa ne dici? Va bene. Accetto. Sì, per brindare. Scom! E bianco la destra. E i cipri e perla. Scom! 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 Solo sbavare. No. Ah, difficile. Abbiamo perso, ragazzi. Questa birra è forte, brother. Ma io lo sono di più. La prossima volta ti andrà meglio, morso di lupo. Ebbene, mi devi dell'argento. Tieni, prendilo. Ok, vabbè. Fai scendere Finar dal tetto. Guardate, Finir è sul tetto. Finir! La via per il Valhalla non passa di là. È da un po' che è lassù. Ok, ce l'abbiamo fatta. A volte vuole mongolo. Il dio dei sassoni vaga da qualche parte quassù, vero? Io non l'ho mai visto. Dicono che le sue vie siano misteriose. Guarda, la luna. Ora si muove libera. Ma un giorno sarà divorata da un lupo gigante e la notte si farà nera per sempre. Ti senti bene? Finalmente ho riassaporato la gloria. Ed è stato magnifico, sì. Ne sono felice. Ora... Mi sono sempre sentito come Skol, Hati. Cercavo di inseguire e afferrare i desideri di Halfdan. Ora ho raggiunto il mio sole e la mia luna e li ho presi e... Io non lo so più. Puoi lasciarli andare, salpare per altri lidi. La mia nave è nel Valhalla, o non lo ricordi? A vampa fiamme. Forza, torniamo sulla terraferma.
gira tutto quanto. Sei molto forte. E tu molto pesante. Perdonami, Eivor. Ho vissuto un'ultima gloria. Dovrei essere felice. E lo sono. Grazie. Non deve essere l'ultima. Non l'ultima. Ok. Il cinghiale è simbolo di fertilità. Lo sapevi? Così come Freyr. Qual è il punto? Sei impressionante, Eivor. La tua saggezza in battaglia, la tua forza di spirito. Sei abile in così tante cose. Eppure mi chiedo, possiedo io qualche abilità in grado di impressionarti? Persino uno stolto ha qualcosa da insegnare, che ne sia consapevole o meno. Sì, sì. Ma potrei insegnarti a impugnare la mia spada? Non sono interessato. Questo corpo è casto, amico mio. Non mi interessa la tua spada. Credevi che... No, no, non dicevo sul serio. Avanti, beviamo e festeggiamo. Non me lo faccio ripetere. Mamma mia. Oh, hai sentito? Vabbè. Mi ha chiamato mio fratello? Credo che... Sì, dovrei andare. Rotir! Vabbè. Ora basta con i divertimenti. Dovrei controllare come sta Oswald. Eivor, terrò un discorso per gli ospiti e vorrei che ci fossi anche tu. Finora è stata una degna cerimonia. Cerchi ancora divertimento? Vai. Sono pronto ad ascoltare il tuo discorso. Bene, vieni, vieni, seguimi. Amici, onorati ospiti, abbiamo conosciuto tempi difficili, scanditi solo dal lutto e dalla sofferenza. Ma non sono i conflitti a definirci, è la compassione. Che la compassione ci guidi sempre, anche quando il nemico sceglie di rifiutarla. Dunque, ai danesi, nostri amici e vicini, dico grazie per il coraggio dimostrato nella nostra comune battaglia. Quanto ai miei compagni cristiani, che possiate sempre essere degni esempi della grazia di Dio. Luce nelle tenebre. Io vedo il futuro dell'Anglia orientale proprio qui, proprio ora. In tutti voi, sia danesi che sassoni. Al nostro futuro! I suoi insulti restano ancora un po' deboli, ma il re ha coraggio. E ad Eivor, colui che ha reso tutto questo possibile. A nome dell'Anglia orientale, che questo bracciale sia prova della nostra lealtà al clan del Corvo per il sostegno che oggi ci ha concesso. Vuoi condividere la tua saggezza con noi? Skål! Al buon re Oswald! Skål! A Oswald! Skål! 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 Ascoltate tutti! La corsa nuziale sta per avere inizio e ricordate che nessuno abbia la meglio sui due sposi. La corsa nuziale. Ai vostri posti e preparatevi per la corsa nuziale. Il re e la sua sposa contro tutti. Mio re. Lui. Lui. Chi è questo? Ah, Rued. La tua pecora da guardia è stata dosata a dovere. Oswald, re dei fotti pecore. Fatti vedere! Io ti sfido! E io accetto! No, ma si ripete la cosa? Oswald è un re, e un re deve avere un campione. Mi batterò io per lui. Ha sfidato me, Eivor. Tu combatti una battaglia più grande. Devi ricostruire questa terra. E un re morto non può mantenere promesse. Lascia che me ne occupi.
codardo e senza palle. Sventrerò il morso di lupo e ti impiccherò con la tua stessa lingua. Ne prendi una cifra, caro. Una cifra. Tu, sempre in mezzo ai piedi. Quel colpettino lì, ragazzi, è imparabile. Però faccio un discorso del genere. Ciao. A posto, ragazzi. Easy way. Speravo non si giungesse a questo. Troppe morti, troppa rabbia. Ciò che è fatto, è fatto. Te ne andrai ora? Devo. Questo deve essere un giorno di pace e di gioia. Io le ho perse entrambe. Eivor, hai reso un grande servizio all'Anglia. Ti ho promesso un'alleanza e l'avrai. E un giorno dovrò chiederti di dimostrare la tua lealtà. Dovrei cercare Finnir e salutarlo prima di andarmene. Ok, salutiamo Finnir. Stai perdendo la festa. Ho festeggiato abbastanza. Devono tanto a te quanto a Oswald. Ero un uomo in disfacimento, Eivor. Pensavo che sarei morto come un vecchio fallito. Ma ora il mio cuore brucia di nuova fiamma, di rinnovato ardore. Voglio una vita piena e una morte fiera. La gloria non ha età, Finnir. Salpa con me. Avrai una mente saggia e una robusta ascia in più. Con te? Insieme. Prendo le mie cose. Buon. Abbiamo reclutato un altro membro della ciurma, ragazzi. Corni nuziali, missione completata, signori. Scafo, coda. Ok, un po' di glitch vari. Rapporto, bene, credo sia tempo di tornare da Randvi. Le darò la buona notizia. Benissimo, ragazzi, nel prossimo video torneremo da Randvi e la informeremo che l'Angria Orientale è alleata con noi. E sceglieremo la prossima meta, probabilmente Londra, vedremo Londinium. Per ora è tutto, un bel mi piace, iscrivetevi per non perdervi i prossimi episodi. Io vi ringrazio, vi saluto e alla prossima. Ciao ciao!